Allora, buongiorno a tutti. Visto che ho bruciato praticamente il relè durante le prove, il relè galvanometrico, cioè in realtà ho bruciato un contatto, lo vediamo come è fatto dentro. Questo come ho detto in altri video, è un residuato bellico veramente, perché è un relè galvanometrico della Brion Leroy francese. Allora, il relè galvanometrico non è altri che uno strumento molto sensibile, quindi parliamo di un voltmetro fondamentalmente, un milliamperometro, insomma quello che vogliamo, e ha il suo bel quadrante, eccolo qui, e secondo la polarità che viene applicata alla bobina, che ovviamente è una bobina altamente sensibile, va o a destra o a sinistra, quindi è bidirezionale, diciamo, come si suol dire, è uno strumento a zero centrale, quindi può andare sia a destra che a sinistra. Vedete che è né più né meno che veramente uno strumento di misura come questo, ok? Però appunto, ripetiamo, è notevolmente sensibile. Guardate la bobina quanto è grossa, Questa è tutta la bobina di questo strumento, guardate, è più grande la bobina che il quadrante. Come vedete, ai lati del qua su c'è questo pirulino verde e questo pirulino rosso, sono, ecco, così si vedono anche gli indici, sono praticamente gli estremi a cui noi possiamo decidere di far attivare lo scambio del relè. Lo scambio del relè è di fatto un filo sottilissimo attaccato all'indice, che va a toccare, cerco di farvelo vedere con questo, sono cose eccezionali, questo oggi vabbè non si farebbe, si farebbe con un transistor, una cosa del genere, con un FET, vedete? Eccole qua, questo è un contatto e questo è l'altro contatto. Una fattispecie, questo è quello che mi si è rotto ed è impercettibile la rottura. Quando provo a spostare l'indice, quando va verso destra, tocca, pardon, questo è verso sinistra per lui e questo è verso destra. C'è un filino che non so se si riesce a vedere, microscopico. Questi sono oggetti di altissima precisione. Eccolo, c'è una pagliuzza praticamente che va a toccare queste lamelle laterali. Ed è qui che chiaramente è nato il problema che ho elencato che ho trattato in un altro video, che praticamente l'ho bruciato perché per eccessivo passaggio di corrente, anche se si trattava di una semplice pila da 9 volts, però sta più che sufficiente per danneggiarlo. Io di questo ne ho un altro, vabbè, comunque sì, l'oggetto del video era far vedere un relè galvanometrico come è fatto dentro, ecco qua. Se siete curiosi di sapere come è fatto, se eravate curiosi di sapere come era fatto un relè galvanometrico, eccolo qui, oggi lo avete visto. Prossimamente non ce l'ho qua, ce l'ho nello Spolab di Vasanello, in magazzino. Ho un relè galvanometrico bidirezionale, anche quello, o bipolare, come si dice, bipolare si dice, della Siemens, ecco, che è sicuramente un po' più coriaceo anche come contatti. Questo è molto molto delicato, perché anche se l'ho trovato in centrali telefoniche, questo evidentemente serviva per misurazioni di linea, quindi per tensioni molto molto delicate, mentre invece l'altro galvanometrico che ho, in realtà ne dovrei avere due addirittura, sono da centrale telefonica vera e propria, quindi insomma sono un po' più coriacei. E poi sono tedeschi, tedeschi sono tosti, i francesi un po' così, ecco qua. Lo so signori, non ho simpatia per i francesi, mi dispiace. E infatti il relè si è vendicato, giustamente, questo relè galvanometrico, vista la mia antipatia per i francesi, si è vendicato.
qui chiudiamo il video e vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima.